Prenderai un po' di rincorsa per arrivare al mito di Sisifo, cercando di stare entro tempi ragionevoli e tollerabili anche da parte vostra. Partirei da una dichiarazione che ha rilasciato Albert Camus nel 1945, quindi 3 anni dopo la pubblicazione del mito di Sisifo, 3 anni dopo la pubblicazione dello Straniero, ad un giornalista che gli chiedeva quali fossero i suoi rapporti con l'esistenzialismo, quindi con quella filosofia, con quella corrente filosofica che poi è stata molto di più che una filosofia, è diventata anche una moda negli anni 50, e quali fossero i suoi rapporti con Sartre. Dopo si dirà molto dei rapporti tra Camus e Sartre. Camus risponde a questa domanda, leggo, dicendo: io non sono un filosofo, non credo abbastanza alla ragione per credere a un sistema. Quello che mi interessa sapere è come bisogna comportarsi e più precisamente come ci si può comportare quando non si crede in Dio o nella ragione. Una risposta molto forte, molto chiara anche, che però può generare, io credo, anche molti fraintendimenti, soprattutto se presa alla lettera nella sua prima parte. Ecco, io non sono un filosofo, cosa può significare questa affermazione fatta da Camus nel 1945, poco dopo la pubblicazione del mito di Sisifo? Beh, forse, almeno questo propongo, potrebbe essere letta così. Io non sono un filosofo se per filosofia si intende un sapere sistematico, una dottrina compiuta. Non sono un filosofo se voi pensate di potermi collocare all'interno di una lunga tradizione di pensiero che risale alla filosofia tedesca, all'idealismo di Hegel, ad esempio. E io non sono un filosofo se per filosofia si intende quello che sta facendo Sartre da qualche anno a questa parte. Non troviamo in Camus una dottrina compiuta, non troviamo una cattedrale di idee. Probabilmente Camus avrebbe sottoscritto l'affermazione che Nietzsche qualche decennio prima aveva fatto a proposito della filosofia sistematica, dicendo che la volontà di sistema è mancanza di onestà. La filosofia sistematica, ogni filosofia sistematica dal punto di vista di Camus, è una filosofia che esercita una forma di violenza sulla molteplicità del reale, sull'esperienza plurale, molteplice, articolata e complessa della realtà. Questo non significa che Camus sia un irrazionalista. Credo che sia sbagliato catalogare la filosofia di Camus, il pensiero di Camus, all'interno di quell'orizzonte di pensiero che può essere definito a vario titolo irrazionalista. Camus crede nella ragione, crede in una ragione critica, animata e innervata di dubbio. Dice in un'altra occasione: se esistesse il partito di coloro che non sono sicuri di avere ragione, beh, quello sarebbe il mio. Una specie di affermazione programmatica, potremmo dire, che ha accompagnato Camus per tutta la sua vita. Interessante è la seconda parte della dichiarazione che abbiamo appena letto. Dice Camus: quello che mi interessa sapere è come bisogna comportarsi. Come se questa non fosse una questione filosofica, come se non fosse una questione centrale per ogni filosofia seria. E Camus, quando pensa ai filosofi seri, pensa a tante figure, pensa ai greci che hanno la loro radice nel Mediterraneo, pensa a Nietzsche. Tra poco diremo qualcosa di più sul rapporto tra Camus e Nietzsche. Pensa anche, e questo forse è meno evidente, almeno se osservato da un punto di vista consueto, a Cartesio, che ha posto radicalmente in dubbio tutto ciò che veniva considerato vero dalla tradizione, tutto ciò che di solito consideriamo vero. Se leggiamo l'inizio dell'Uomo in rivolta con attenzione, troviamo diversi riferimenti alle meditazioni di Cartesio. E Camus dice: così come Cartesio ha voluto fare piazza pulita, supposti non discussi in filosofia, per
per raggiungere una certezza assoluta, che è quella del cogito ergo sum, io faccio lo stesso, ma in un altro ambito, nell'ambito dell'esistenza, per arrivare a quel primo punto di partenza della mia riflessione, che poi sarà condensato nella famosa espressione mi rivolto dunque siamo, che richiama anche nella sua struttura il cogito ergo sum, penso dunque sono. No, qui c'è dell'altro, mi rivolto dunque siamo, si scopre la pluralità, si scopre il collettivo dentro l'esperienza individuale della rivolta, che è il primo passo verso la costruzione di un mondo possibile. Ecco, quello che mi pare di poter proporre è una lettura di Camus, della filosofia di Camus, del pensiero di Camus, come una lunga e ininterrotta meditazione di natura etica. Una meditazione di natura etica che attraversa generi diversi. E non dobbiamo pensare che ci sia meno filosofia nei romanzi o meno filosofia nei teatri, nelle opere di teatro, rispetto a quella che troviamo nei cosiddetti libri di idee. Lui stesso ha definito il mito di Sisifo come l'unico libro di idee che ha scritto, almeno lo diceva nel 45, poi c'è l'uomo in rivolta. E aveva progetti ancora, no? A venire, che poi naturalmente non sono stati portati a compimento per questioni che conosciamo, per la sua morte prematura. Ecco, una lunga meditazione di natura etica, un cammino che è anche un'esperienza. E prima veniva richiamata opportunamente la radice del pensiero di Camus nella sua terra, nelle sue esperienze nel periodo infantile, negli incontri che ha avuto con i suoi maestri, che hanno svolto per lui evidentemente anche una funzione di tipo paterno, tanto il maestro Germain all'elementare quanto Jean Grenier, di cui si parlava precedentemente, persone nelle quali Albert Camus ha potuto trovare dei riferimenti e cominciare a costruire un itinerario di pensiero. Ecco, la filosofia di Camus si incarna nella sua vita. Ci sono pochi filosofi, credo, nel Novecento soprattutto, nei quali ci sia un intreccio così profondo tra filosofia e vita, una coerenza così profonda tra filosofia e vita, al punto che dalla stessa vita di Camus si può ricavare molto del suo pensiero. Ecco, Camus come grande scrittore, dunque anche Camus come grande pensatore. Lui stesso dice che non ci sono frontiere rigide tra le discipline che l'uomo si propone per comprendere e amare. Sono parole tratte dal mito di Sisifo, dove Camus mette in discussione la rigidità che spesso i critici letterari e gli storici adottano, fanno propria quando devono collocare da una parte o dall'altra le opere di uno scrittore, con il risultato che spesso si finisce con non considerare un autore né uno scrittore autentico né un filosofo, e nelle scuole si finisce con non studiare Camus né nelle ore di letteratura né nelle ore di filosofia, e questo è molto grave, no? Perché non viene considerato a tutti gli effetti un filosofo. Invece la formazione di Camus è profondamente filosofica. Richiamavamo prima qualche riferimento, un riferimento che è stato per sua stessa missione fondamentale per tutta la sua vita è Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Camus dice nel 1954: devo a Nietzsche una parte di quello che sono, una parte di quello che sono. Camus ha cominciato a leggere Nietzsche negli anni del liceo, ne ha imitato lo stile nelle sue prime composizioni scolastiche e ha provato a imitare lo stile del Dandy ispirandosi al Nietzsche letto in chiave estetica. Un periodo particolare della vita di Camus, un periodo credo anche di breve durata, nel quale era molto attento all'abbigliamento, alle scarpe nuove, all'abito bello, no? E quindi all'aspetto
propriamente esteriore della sua esistenza, fino a quando, potremmo dire, Camus capisce che essere nicciani significa anche saper prendere le distanze dai propri maestri e anche dalle proprie illusioni di imitazione, e comincia a cercare un proprio stile, che non è più quello di Nietzsche. Se noi leggiamo le opere mature di Camus, troviamo soltanto lontanamente un richiamo alla scrittura, al tipo di scrittura nicciana. Certo, la scrittura di Camus è incisiva, ma è molto lontana dallo stile nicciano. E in ogni caso Nietzsche sarà sempre un compagno di strada di Camus. Lo leggerà, per così dire, da sinistra, prima di Foucault, prima di Deleuze, prima di autori che negli anni 60 in Francia leggeranno da sinistra Nietzsche, sottraendolo a quel monopolio interpretativo piuttosto volgare, piuttosto rozzo per la verità, che aveva fatto di Nietzsche il filosofo del nazismo, il filosofo della destra ultranazionalista. E Nietzsche resterà con la sua presenza anche nella borsa che verrà ritrovata dopo l'incidente stradale del gennaio 1960, vicino alla macchina di Michel Gallimard, che guidava l'automobile che poi si è schiantata contro un albero. Ecco, nella borsa di Camus sono state ritrovate, oltre alle foto, oltre ai documenti, anche un manoscritto del Primo Uomo, di cui si parlerà stasera, l'Otello di Shakespeare e una copia della Gaia Scienza di Nietzsche, un compagno di viaggio fino all'ultimo, fino alla fine. Un Nietzsche che Camus sentiva vicino anche per l'esperienza della malattia, che prima è stata ricordata, la tubercolosi, che è andata aggravandosi soprattutto negli ultimi anni. Un destino di solitudine che lo accomunava a Nietzsche. Ed è proprio sotto il segno di Nietzsche che si colloca quello scritto, quell'opera, su cui vorrei sviluppare qualche riflessione, cioè il mito di Sisifo. Pubblicato nell'ottobre del 1942. È uno dei libri probabilmente più letti di Camus, ed è stato interpretato, per la verità molto presto, come un Vangelo del non senso, cioè come un'opera nella quale Camus avrebbe spogliato di senso l'esperienza della vita umana e quindi gettato l'essere umano in una situazione di disperazione e di impotenza. E io credo che basterebbe leggere le prime pagine, le avvertenze che Camus scrive al lettore prima di addentrarsi nei temi del mito di Sisifo, per sfatare completamente questa lettura. Non che non ci sia una riflessione molto profonda e spesso anche cupa sull'esistenza, ma Camus ci dice fin dall'inizio: questo è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo. L'assurdo per me rappresenta un punto di partenza. Ci vuole un sentimento assurdo, ci vuole una sensibilità assurda per poter costruire un mondo libero dalla tutela di ogni Dio, di ogni ideologia divinizzata, di ogni costruzione che l'uomo elabora per potersi proteggere dal dolore e dalla paura della morte. Bisogna riconoscere l'insensatezza della vita. Questa è la possibilità per un'esistenza libera. Solo riconoscendo l'insensatezza della vita è possibile costruire una vita dotata di senso. Ecco perché all'inizio dell'uomo in rivolta Camus dirà: non si può stare fermi alle conclusioni del mito di Sisifo. L'assurdo è contraddittorio di per sé. Bisogna sempre prendere posizione, bisogna sempre decidere, è inevitabile. Respirare e giudicare, dice Camus. Restare in vita è già aver operato una scelta. Ecco, nel mito di Sisifo, la domanda che Camus affronta è una domanda fondamentale, radicale, terribile. La vita è degna oppure no di essere vissuta? Domanda terribile. Domanda urgente, però. Domanda che non si può aggirare.
Ed è particolarmente urgente questa domanda perché, dice Camus, viviamo in un tempo nel quale la sensibilità assurda è ormai dominante, il sentimento dell'assurdo è ormai dominante. È il tempo della morte di Dio, Nietzsche lo aveva chiamato così, è il tempo della fine delle illusioni. Il mondo in cui viviamo è privo di luci, è privo di illusioni, ma badate, deve essere privo di illusioni. È giusto, è bene che sia privo di illusioni, ma naturalmente tutto questo si paga, si paga. Nel mondo l'uomo si sente un estraneo, questa è una possibile traduzione della parola étranger, no? Straniero ma anche estraneo, senza il ricordo di una patria, senza un legame con una patria, con un luogo di provenienza e anche senza la speranza di una terra promessa, di un approdo definitivo. L'uomo sperimenta il sentimento dell'assurdo, che è il divorzio, dice Camus, tra l'uomo e la sua vita, fra l'attore e la scena. L'assurdo è il sentimento della densità del mondo, della ostilità primitiva del mondo. E qui il richiamo a Sartre è esplicito anche da parte di Camus. C'è un autore che parla di nausea, lo cita così, senza fare il nome, come se non lo si riconoscesse tra le righe il nome di Sartre. C'è un autore che parla di nausea. Il mondo è opaco. Come possiamo dire di conoscere veramente qualcosa? Fosse anche il proprio io. La filosofia da secoli ci dice che dobbiamo conoscere noi stessi. Socrate ce lo diceva, ce l'ha insegnato una volta per tutte. Ma non è semplice. Anzi, sembra essere la cosa più difficile. Proprio perché siamo massimamente vicini a noi stessi, siamo massimamente opachi e oscuri a noi stessi. Assurdo è dunque il rapporto tra un mondo che resta essenzialmente incomprensibile e un desiderio violento di chiarezza, dice Camus. Un desiderio violento di chiarezza. Noi pretendiamo chiarezza, la vogliamo la chiarezza. Vogliamo che ci sia ordine, vogliamo che ci sia comprensibilità, ma questa si sottrae. Noi chiamiamo il mondo e il mondo non risponde, il mondo è muto. Il mondo è muto. Ecco, che fare davanti a questa situazione drammatica, drammatica perché assurda? Camus critica con molta insistenza e con molta chiarezza anche l'atteggiamento degli esistenzialisti cristiani del suo tempo, e lui pensa a Jaspers, ma pensa anche a un esistenzialista che non è del suo tempo ma che ha avviato questo tipo di riflessione, cioè Kierkegaard, il danese che alla metà del 1800 ragionava su questi temi, ha avviato questo tipo di riflessione, ma come Jaspers, dice Camus, alla fine ha operato una fuga, è fuggito davanti al problema. Sia Jaspers che Kierkegaard fuggono davanti al problema. E dove fuggono? Beh, fuggono nel grembo di Dio, scappano davanti alla drammaticità dell'assurdo e operano quel salto nella fede, quel salto nell'esperienza religiosa paradossale che un pensatore serio non dovrebbe mai fare. Ecco la critica di Camus. Bisogna avere la forza di guardare in faccia l'assurdo. Dio è la maschera che noi mettiamo all'assurdo. Il divino è uno schermo che nasconde ai nostri occhi la potenza dell'assurdo. L'assurdo è come il volto di Medusa, rischia di pietrificare. E allora noi poniamo delle maschere. Altre vie di fuga sono state tentate, sono state provate, ma da Camus stesso. L'esperienza del Don Giovanni di cui si parlava prima, no? Opportunamente, perché Camus ha vissuto anche questo lato dell'esperienza. Camus parla di cose che conosce, no? Di cose che conosce molto bene. E ha provato lungo quella strada, a cercare delle risposte, delle possibilità di vita. E però la quantità delle esperienze si trasforma generalmente in vuoto, in ripetitività, in noia, già lo insegnava Kierkegaard. La figura del Don Giovanni è una figura tragica, ma è una figura anche triste,
almeno in questa lettura, è una figura terribilmente triste. Il Don Giovanni vive una solitudine terribile e per questo cerca di moltiplicare le sue esperienze. Un'altra via è l'opera d'arte, ma Camus è piuttosto esplicito sulla funzione dell'opera d'arte. Dice che l'opera d'arte non può essere un rimedio all'assurdo, può soltanto descriverlo, può portarlo alla parola, cioè può indicare il luogo dove si chiude ogni via d'uscita. Questo può fare l'arte. L'arte è un'operazione di verità, quindi non può essere un'operazione di consolazione. Non può essere un'operazione di consolazione. Il pensiero non deve rinunciare a se stesso attraverso l'opera d'arte, ma deve potenziarsi. Dice Camus, deve rimbalzare in immagini. Molto bella, no? Questa idea del pensiero che deve rimbalzare in immagini attraverso l'opera d'arte. Un pensiero che non deve fossilizzarsi in idee. A Camus interessa il pensiero, non le idee, soprattutto se sono fisse, soprattutto se sono contenute in una ideologia rigida. Ed ecco che alla fine del libro, dopo molte altre riflessioni, naturalmente stiamo toccando solo qualche punto, compare la figura che dà ragione anche del titolo, il mito di Sisifo. Compare Sisifo, un capitoletto conclusivo. Perché Camus ci ha parlato di Sisifo? Perché ha intitolato quest'opera il mito di Sisifo? Chi era Sisifo? Esistono diverse versioni del mito antico, troviamo dei riferimenti a Sisifo in Omero, in Apollodoro, anche in altri, e veniamo a sapere dalle diverse versioni che Sisifo era un individuo assurdo, un eroe assurdo, ha cercato di compiere imprese assurde. Da un lato si è opposto a Zeus, ha tradito la sua fiducia, potremmo dire, denunciando il fatto che Zeus, come spesso gli accadeva, si stava accoppiando con una mortale. Ma cosa ancora più grave, Sisifo ha voluto incatenare la morte. Ha voluto incatenare la morte. E per questo ha provocato l'intervento di Ares, che si rendeva conto che stava accadendo qualcosa di assurdo. E per questo è stato condannato Sisifo. È celebre la condanna dell'uomo che è costretto a spingere un masso fino alla cima di una montagna e una volta arrivato in cima assistere inesorabilmente alla caduta di questo masso, no? Che riprecipiterà fino a valle e Sisifo dovrà tornare, scendere giù a valle per ricominciare da capo, spingere nuovamente il masso fino alla cima e vederlo di nuovo cadere a valle. Ecco che Sisifo è l'eroe assurdo. Che cosa interessa in particolare a Camus di Sisifo? Beh, interessa un momento, lo dice esplicitamente alla fine, la discesa. La discesa. Perché la discesa è il momento della consapevolezza. È il momento nel quale Sisifo sa che ancora una volta e per sempre dovrà affrontare la fatica assurda di spingere il masso fino alla cima. Ancora una volta e per sempre. Il momento tragico non è il momento dello sforzo, è il momento della consapevolezza. Ogni autentica consapevolezza è tragica, ma la verità, le verità schiaccianti soccombono per il fatto che vengono conosciute, dice Camus. È schiacciante il fatto che non ci sia un senso in questo continuo operare di Sisifo, ma il fatto che Sisifo sia cosciente di questa assurdità lo eleva ad un livello che prima gli era completamente ignoto. Ed è a partire da questo livello che è possibile, come dicevamo all'inizio, costruire politicamente, eticamente, esistenzialmente. Anche per questa ragione Sisifo è l'eroe assurdo rispetto al quale Camus dice, alla fine, in modo anche un po' sorprendente, non si scopre l'assurdo senza essere tentati di scrivere un manuale della felicità. La felicità e l'assurdo sono figli della stessa terra.
L'uomo assurdo fa tacere tutti gli idoli. L'uomo assurdo, in questo caso nella figura di Sisifo, insegna una fedeltà superiore, una fedeltà alla terra, potremmo dire, parafrasando Nietzsche, ancora una volta Nietzsche che torna, Camus che usa la parola fedeltà, sicuramente si ricorda del motto nietzschiano che dice siate fedeli alla terra, siate fedeli alla terra. Sisifo non ha bisogno di sperare per vivere. Molto interessante nel mito di Sisifo la critica alle facili speranze, alle illusorie, alle vane speranze, alle cieche speranze, come diceva Prometeo, nel Prometeo incatenato di Eschilo. Non ha bisogno di sperare per vivere. Il suo impegno quotidiano nel far rotolare la pietra verso la cima della montagna può riempire il suo cuore. E conclude Camus dicendo: bisogna immaginare Sisifo felice, Sisifo felice, la gioia di Sisifo. Cosa ne è stato di questo libro? Beh, naturalmente ha avuto tutta una sua vicenda, tuttora oggetto di interpretazioni contrastanti, diverse. È un libro difficile, sento di poter dire che è un libro molto difficile, al di là dell'apparente semplicità di qualche passaggio. Ma Camus si è reso conto a un certo punto di quanto questo libro fosse ingombrante, di quanto fosse ingombrante lo stesso concetto di assurdo di cui lui parlava. E c'è un'altra risposta ad una domanda posta da un giornalista, una risposta che poi compare nelle Nouvelles Littéraires nel maggio del 1951, in cui Camus dice queste cose. La parola assurdo ha avuto una infausta fortuna, molto più di quanto io pensassi, e ammetto che sia arrivata a infastidirmi. Quando analizzavo il sentimento dell'assurdo nel mito di Sisifo, ero alla ricerca di un metodo, non di una dottrina, di un metodo. Praticavo il dubbio metodico, ecco Cartesio, di cui si parlava prima. Cercavo di fare quella tabula rasa a partire da cui si può cominciare a costruire. Ecco l'uomo in rivolta poi, no? Come opera di costruzione, ma tutta la produzione successiva, ma i suoi articoli di giornale, il suo impegno politico, tutta la vita di Camus, no? A partire da qui. Se si presuppone che niente abbia senso, allora bisogna arrivare alla conclusione della assurdità del mondo. Ma non ha senso niente? Si chiede Camus. Non ho mai pensato che ci si possa fermare a questa posizione. Già quando scrivevo il mito, pensavo al saggio sulla rivolta che avrei scritto più tardi, dove avrei tentato, dopo la descrizione dei diversi aspetti del sentimento dell'assurdo, quella dei diversi atteggiamenti dell'uomo in rivolta. Eccolo allora, il Camus che si sta preparando a scrivere il testo che avvii una costruzione possibile, in una dimensione collettiva, cercando nel cuore dell'esperienza della rivolta un impegno esistenziale, una critica del potere, una critica dell'ideologia. Un libro che aiuti gli esseri umani a sentirsi parte di un destino comune, tutto da costruire, che si chiama semplicemente futuro. Grazie.